Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura, che la retta via era smarrita. E non ricordo più il resto, tunisiani, perché alle medie l'ho studiato e io sono un pollo e adesso farò lo scherzo a Chiara! Allora, Chiara, sei pronta a fare questo ad essere scherzata? Sì, Dunis, sono pronta! Esattamente, questa la sua voce mannara. Guardate cosa si sta... Allora, lei si vuole preparare la casa, perché è una Chiara. E comunque non sa che potrebbe... Questa casa potrebbe essere smaltita, perché la sta facendo proprio in mezzo alle palle. E volevo dire alle scatole... allora, però io sono un pollo molto malvagio, che adesso inizierà a darle fastidio. Tipo, scavandole il blocco sotto i piedi! Scusa, non lo faccio più. Dico scusate, tunisiani, cioè sono... Com'è che facciamo a dare fastidio a Chiara peggio di così? Cioè noi dobbiamo darle fastidio proprio che si esaspera e se ne esce fuori proprio. E che mi scriverà, Dunis, fai schifo, non ti voglio mai più vedere nella vita. Ok. Sono diventato un gatto! No, mi ha visto, vero? Mi ha visto, mi sa. Ah, perché a lei piacciono i gatti? Ah no, aspetta, ma i gatti corrono, vero? Non saltano però i gatti, mannaggia a me. Cosa sta facendo? Ok, aspetta. Ok, Ok, ma si era alzata per un secondo, Ehi, mamma mia, sta. I gatti saltano. Ok, perfetto. No, non mi sta seguendo. Molto bene. Ora io cosa posso diventare? Area effect? Cos'è sta roba? No, scusate, io devo vederlo. vabbè, posso dire di essere una specie di... No, mi ha scritto, porca miseria. di essere una specie di nuvoletta, no? Di particelle particolare, molto chiara. Scriviamole, perché ovviamente lei adesso dirà: oh, ma che cosa sta succedendo qua? Ma che perché ci sono ste cose qua che stanno camminando? Tutto così, no? Con tutta sta voce, no? No, niente. Ok. Cioè, io veramente sono scioccato da questa Chiara, che veramente non sa proprio che cosa dire quando io sono... sono un Blaze per ora, porca miseria. Questo potrebbe essere un problema, mi sa che mi ha scoperto, non è vero. Sono di nuovo un chicken, Dio, ciao. Oh mio Dio, mi stavo per scoprire, invece sapete cosa divento? Ora diventerò una persona, ok? Di player. Io guardate, io mi posso trasformare in qualsiasi player io voglia. E diventerò Chiakir. Scusate, ma perché sono diventato Colorize? Scusate un attimo, ma perché? No, questa cosa non è normale. Chi caspita è Colorize? Dici, non mi ha visto, il bello è che non mi ha visto. Ok, perfetto, per fortuna. Allora adesso lo faccio meglio. Di player, diciamo, chi mi posso trasformare? Mi posso trasformare in una nuova persona a caso, tipo lui, però add, allora set, ok, set displayed in tab, ok, ora praticamente sono colorized di nuovo. Però adesso c'è anche Guef nel, capito, nella tab, quindi ora si vede praticamente che c'è proprio Guef. Che pazzia. Aspetta, io scrivo dimmi Chiara. Cioè, veramente, cioè, questa Chiara io non so cosa sta dicendo, ma... Cioè, è ovvio che c'è una che si chiama Colorize, e in tab si chiama Guef, no? Cioè, pure il disguise buggato, no? Più buggato di così, tunisiani, voi non l'avete mai visto. Ma Colorize è un'amica, un'amica, sì, una di quelle di vecchia data, no? Avete presente? Una di quelle che, porca miseria, non la smette mai di parlare... perché io sono Gianguberto e io so cosa faccio. No, sapete cosa faccio adesso? Adesso faccio una cosa. Mi trasformo in un altro player. Guef, ok? Ma non Guef questo qua. Mi trasformo in Gianguberto. Che sono sempre Colorize. Molto bene. Ora sono un ragno volante. Ti farò mangiare e... cose brutte. Guarda, non posso nemmeno dirlo, mamma mia.
Ma vi immaginate lei che, che cosa sta pensando? Tipo, ma com'è possibile che ci sia un ragno volante? No, vabbè, ma io mi cagherei addosso se fossi in lei, eh. Cioè, io direi, ok, non è normale vedere un ragno volante che vola in giro, ma vabbè, cioè, non so. Cioè, voi tunisiani cosa fareste se vedeste un ragno volante che vi picchia? Puoi dormire? Sì, aspettate, dormo col ragno. Cosa sto vedendo? C'è il ragno che si è messo a pancia in su, eh? Non mi ha visto. Oh, ma sono praticamente invisibile. Ovviamente sono in creativa tuniseni perché, cioè, perché capito così, posso volare col ragno. Io sono una barca volante ora, porca miseria. Guardatela qua. La barca fantasma col mostro di Loch Ness. Ora passo qua e poi faccio No, vabbè, ma è bellissimo, eh. Mamma mia, ma cioè, perfetta sta barca. Ma poi sta cercando di picchiarmi? No, io sono scioccato, ma non mi potrei mai prendere. Perché adesso la barca ti denuncia! Ti denuncia, hai capito? Brrr, cambiamo, vai. No, vabbè, ma la stiamo facendo impazzire, povera Chiara. Ora sono uno scheletro fantasma volante. Chiara, io sono lo Strai. No, ma vi immaginate che terrore? Ma scusate, ma cioè, io sono praticamente, mi dovrebbero ricoverare in un ospedale, ma proprio di quelli psichiatrici che non mi fanno uscire. Guardate, adesso cammino lentamente. Guarda, no, vabbè, mi sto inquietando da solo, scusate tunisiani. No, vabbè, scusate, sto entrando troppo nella parte dello Strai fantasma. Con la pala. Gli do la pala in testa. Ok, no, basta, ok, basta lo Strai. Ci sono troppe entità in sto mondo. Potrebbe essere entrato Inv, per quanto lei ne sappia. Potrebbe essere entrato Entity 303 o Jigsaw, che adesso la sottoporrà a delle prove. Non so se sapete chi è Jigsaw, ma è una nuova entità di Minecraft. Cioè, un'entità di Minecraft che fa cose brutte. Mette alla prova chiunque. È una cosa orribile. Ora però mi sono trasformato di nuovo nello spider. Io sono mutaforma. Sono mutaforma. Ok, basta, perché sennò poi dopo mi inquieto da solo. Però devo dire, caspita, molto bello, molto bello. Però Chiara non sta, cioè, io veramente sono scioccato dalla sua ingenuità. Cioè, io mi sarei già cagato addosso e probabilmente avrei detto tipo: oh mio Dio, che cosa sta succedendo? Per favore, basta, chi è? È tipo Gian Giuberto e la sua legione di demoni che ancora una volta decide di farmi male. Non ho capito io. Perché? Perché voi dovete sapere, no, che Gian Giuberto è una persona orribile. Adesso siamo a Gian Giuberto VIII, come vi ho già detto altre mille volte. Ma Gian Giuberto II, ma voi sapete cosa mi ha fatto Gian Giuberto I? Il primo si è messo a cagarmi nella cucina nel 1273. Cioè, io veramente, io là ho perso la pazienza dal primo Gian Giuberto. Ho chiamato la mia strega Rosalina e gliel'ho fatta pagare a quello schifo. Ma poi eri nato! Poi eri nato! Altre 30, 40, 70 volte. Io sono stufo di Gian Giuberto. Oh, santo Gian Giuberto. Questo, no, scherzo, ovviamente, non è un santo Gian Giuberto. È una persona orribile, una persona che dovrebbe essere punita severamente ed indiscutibilmente vero. Indiscutibilmente vera questa cosa, basta. Hashtag no Gian Giuberto, basta, questo Gian Giuberto non ne posso più. Pure il ragno è stufo che distrugge la casa di Chiakira, basta. Oh. Comunque, Chiakira, no, aspetta, nel senso un disguise, chi è stato? Ovviamente, ovviamente, mente, ero io. Aspettate che ho un po' di problemi, ho i calli alle dita, no, che non riesco a premere le cose, no, la tastiera. Chiakira, brutta, ingenua, calciforme, no, non immaginavi, non è vero. È uscita.
Lo sapevo che lo sapevi. No, non è vero, non, secondo me non lo sapeva. Dice, sì certo, lo sapevo. Ma in realtà lei non lo sapeva mai. Secondo me lei ci casca sempre. Comunque ora ritorno in survival, perché così vi faccio vedere che non uso la creativa. La uso solamente per fare gli scherzi ai miei amici. Cioè non posso neanche costruire una casa. Ciao YouTube. Adesso gli scrivo ciao YouTube, pensavi che non registravo, brutta chiacchiera, beh, no, non è vero, è molto simpatica e brava, tutti quanti brava chiacchiera nei commenti, perché così, capito, si offende di meno, datele corda, perché sennò si offende, poi dopo non mi parla più per 2 mesi, e non va bene, comunque Dunisiani, grazie per aver guardato questo video, molto interessante, se siete arrivati fino a questo punto del video, scrivete penna astuccio nella penna. Penna astuccio nella penna. È una cosa molto semplice. Penna staccato astuccio nella penna. Perché dovete scriverlo? Perché così io vi do il cuoricino. E il cuoricino è bello. Penna astuccio nella penna. Ho lanciato tutto. Scusa, no, allora per favore adesso basta, perché io devo farmi visitare da uno psichiatra, perché secondo me ne ho bisogno. Porco Gian Giuberto e la sua legione di demoni. Secondo me è entrato nella mia mente. Ok? Nella mia mente. Pronto? Vabbè, scusate, devo... Ma perché non... Ah, ma mi sono messo... Aspettate, game mode survival. Quindi, ripeto, siete stati molto bravi che avete guardato questo video fino alla fine. E quindi ci vediamo al prossimo video, Dunisiani. Ciao!